Alola! Sono Kuro Lili e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Sole. Avevamo appena superato la prova di Liam e sembrava che Liam avesse ancora qualcosa da dirci. Eccoti, lascia che ti mostri una cosa. In giro per Alola troverai degli sbarramenti, sono le barriere del capitano. Oltre queste barriere vivono dei Pokémon temibili. Di solito per passare bisogna essere accompagnati da un allenatore esperto. Chi fa il giro delle isole però può passare dopo aver superato una prova. Bene, adesso guarda come il fascino di un capitano può aprire ogni porta. Vabbè, non è che il fascino del capitano, cioè, è il tizio che ti apre. Che ne so, pensavo fosse una magica porta che si apriva automaticamente, invece no. Voilà, il tuo mondo è un po' più vasto ora. A Mele Mele troverai solo un capitano, cioè me. Ciò vuol dire che quella che hai sostenuto era l'unica prova da affrontare. Ora che l'hai completata, devi fare rapporto a Hala, il Kauna dell'isola. Ah, quindi dobbiamo tornare da Hala. Cosa vuole il professore? Alola! Oi là, Lillian! Liam sembra molto soddisfatto. Si direbbe che la tua prima prova sia andata a gonfie vele. Molto bene, ora sei pronta. Ti spiegherò come funziona il potere Z. Vediamo. Per prima cosa scegli un cristallo dalla tasca cristalli Z della borsa. Poi dallo al Pokémon giusto. Puoi darlo solo a un Pokémon che conosce mosse dello stesso tipo di quel cristallo Z. Fatto questo potrai usare il potere Z durante la lotta. I cristalli Z non si esauriscono una volta usati, puoi utilizzarli tutte le volte che vuoi. Fico! Non sapevo sta cosa. Sta a vedere. Dai, adesso lo assegno subito allora. Io non l'avevo ancora assegnato perché pensavo si consumasse. Growlithe, lo voglio! Vediamo. Probabilmente può utilizzare una mossa speciale su Rockruff. Ah, ok, lo fa fare a me. Se hai dato un normum... non ho fatto in tempo a leggere. Va bene, scatenerà il potere Z, bla bla. Praticamente se gli assegni il cristallo Z, puoi scaricare questo potere di carica travolgente. Ah, ok, il ballettino. Non lo so, mi ricorda un misto tra Dragon Ball e Sailor Moon. Carica travolgente. Ela, che forte, bellino. Povero Growlithe. Il Growlithe selvatico, vabbè, non ha più energie, l'ha devastato. Però penso che vanno ricaricati, no? Dirompente! Vedi, il potere Z trasferisce al Pokémon l'energia mentale dell'allenatore. E questo processo è talmente intenso che ti sfinisce. Per questo in ogni lotta si può usare una volta sola. È per questo che ha l'affanno, professore? Ah, quasi dimenticavo! Ho perso di vista Lillian lungo il percorso 3. Lillian, per favore, potresti andare a cercarla? Io vado a dare un'occhiata nella grotta. Dividiamoci, avremo più probabilità di trovarla. Ok, allora io vado a cercare Lilia. Ha detto al percorso 3, giusto? Sul percorso 3. Quindi dobbiamo andare avanti. No, ma più che altro... Cioè, pensavo che il potere Z si scaricasse, quindi lo posso usare una volta per ogni attacco. Allora dovrei già assegnarlo a uno dei miei Pokémon. Vediamo. Proviamo con Torracat, vediamo se si può già selezionare. Vediamo dalla borsa. Allora... Il potere Z, cerchio Z. Non è quello però. Ecco, Normium Z. Ecco, è compatibile. Oh, è compatibile con il nostro Litten. Fantastico. Sì, che non è più Litten, ma Torracat. Ok. Proviamo. Ho dato Normium Z al Pokémon. Ok. Così proviamo ad utilizzarlo. Allora, per ora gli do solamente quello perché facciamo una prova. Che cosa sta succedendo qui? Cos'è questa cosa? Un Pokémon che cade dal cielo? Mi manca! È apparso un Rufflet selvatico. Ho paura di fargli troppo male però. Cavoli, vorrei testare il potere Z, però non è il caso. Poi a livello 12 è piccolino. Allora, facciamo che... Prendo il Munchlax. Che almeno con questo lo posso catturare. Visto che questo mi sa che è un Pokémon nuovo, non l'ho mai visto. Credo sia della nuova generazione.
Ok, allora utilizziamo riguardo, anche se non credo di fargli così tanto danno da portarlo di già a pochi HP, però ci proviamo. No, ancora gliene dovremmo fare più di uno, vai, azione tranquillamente, sperando di non fare brutto colpo, sennò era meglio se utilizzavo riguardo. Ok, va benissimo. Adesso utilizziamo l'ultimo riguardo che ci porta il Pokémon a 1 HP. Munchlax è veramente il migliore per catturare i Pokémon. Con questo, ragazzi, non potete sbagliare con quella mossa lì, con la mossa riguardo. Ecco, vedete, lo porta a pochissimissimissimi HP, così gli tirate una Pokéball ed è vostro. Oltretutto questo me lo metto subito in squadra, visto che è un Pokémon nuovo e lo voglio utilizzare. Olè. Preso. Allora, abbiamo Rufflet. Direi che lo mettiamo subito. Ma che carino. Ci dà qualche informazione in più, magari? Pokémon Aquilotto. Si scaglia contro qualsiasi avversario e ogni volta che viene ferito o sconfitto diventa più forte. Dai, lo utilizziamo? No, non voglio dare un soprannome e voglio aggiungerlo alla squadra. Allora, direi che lo mettiamo al posto di Abra. Sì. Ok. Così presto facciamo una squadra tutta di Pokémon di Alola. Credo che la nostra Lilia sia qui. Prato Mele Mele. Che bel posto. Che succede? Perché ha quella faccia sconvolta, Lilia? Nebulino! Torna qui, non fare stupidaggini! Ah, Lilien! Nebulino si è infilato in mezzo ai fiori ed è finito dall'altra parte del prato! Ah, cavoli, lei non essendo un'allenatrice non può passare. Se l'è appena vista brutta al ponte sospeso e guarda che cosa combina adesso! Non conosce nemmeno una mossa per lottare! E se incontrasse qualche Pokémon selvatico? Lo vado a prendere io, Lilia, non ti preoccupare. Chissà se beccheremo un Pokémon di Alola. Sì! Oricorio! Carino, questo lo prendiamo subito. Mamma mia, quanto è bellino! Ok, allora. Passo subito al Munchlax perché non voglio ucciderlo. Allora, Pokémon. Vai, Munchlax. Abbiamo bisogno di te per catturare questo Oricorio. Oh, direi che questo lo mettiamo subito insieme agli altri poi, eh. Vai, riguardo. Anche se non credo di fargli così tanto male. Che bellino coi pompon. È una cheerleader. È un piccolo uccellino pompon. Non gli faccio così tanto male. Adesso arriverà un altro Oricorio. Ah no, non è arrivato nessuno, poverino. Poverino. Vai, riguardo. Ho un occhio di riguardo per te, piccolino. Ok, no, ancora uno. Ancora uno, ce ne serve. Avanti con il suo ruggito. Il problema è che mi abbassa l'attacco ogni volta, quindi gli faccio sempre meno danno. Vabbè, così dovrebbe bastare. Proviamo. Vai di Pokéball. Dai, Oricorio, che ti voglio nella mia squadra. Ele, andata. Ok. Oricorio. Questo è nuovo. Allora, Pokémon danza, stile cheer dance, infatti è una piccola cheerleader. Un Oricorio che si è nutrito di nettare giallo. La sua danza allegra e vivace può colpire il nemico sia nel corpo che nello spirito. Ok. Allora, no, non gli diamo un soprannome, anche se vorrei tanto darlo a lui. E lo aggiungiamo alla squadra. Direi che andiamo a sostituire... il Meo? Ma sì, dai, andiamo a sostituire il Meo. Anche se è una Lola forma e mi dispiace. Ho messo il repellente in borsa? Ah, perché aveva uno strumento con sé. Non avevo visto. Arrivare dall'altra parte non è stata per niente una passeggiata. Allora, Nebulino. Cosa stiamo combinando qui? Eccoti qui, sano e salvo. Grazie mille, Lilien. E grazie anche a te, Torracat. Lascia che ti rimetta in sesto. Oh, fantastico. Avevo tutti i Pokémon mezzi morti, poverini. Anche perché li ho appena catturati. Sai, ho letto in un libro che un Pokémon chiamato Oricorio cambia aspetto a seconda dei fiori da cui succhia il nettare.
non è che si evolva, semplicemente assume una forma diversa. Su, Nebulino, torna nella borsa. È vero che non c'è tanta gente in giro, ma non è un buon motivo per smettere di essere prudenti. Forza, andiamo, il professore sarà in pensiero. Quindi l'oricorio non si evolve. Non può evolversi. Può semplicemente cambiare colore. Ehi, Lilian! Oh, c'è anche Lilia! Ciao, Au! Come mai da queste parti? Ho completato la mia prova! Lilian, facciamo una lotta! Voglio vedere se sono migliorato! Così, subito, va bene. Non aspetti neanche che io ti dica sì o no? Il solito molesto. Vai, mandami Pikachu. C'ho il mio Torracat che è livello 20.000 adesso. Dovrebbe essere 21. O 20. 21, 21. E Pikachu è 13. Ma mi salgono troppo. Oh, proviamo il potere Z, che ancora non l'ho provato. Dai, Boato Z. Vediamo un po'. Pikachu usa ruggito. No, povero Pikachu. Vai, Torracat. Vediamo il nostro ballettino. La difesa di Torracat aumenta grazie al potere Z. Torracat usa una mossa Z sprigionando bla bla bla. È andato velocissimo. Che è successo? Ah, l'abbiamo mandato via! No! Adesso dobbiamo utilizzare Rowlet, purino. Vabbè, rogodenti. Povero Rowlet, verrà spazzato via. È super efficace. Ragazzi, io giuro che non sto farmando. Non so perché il mio Pokémon è così alto. Beh, che sto usando praticamente quasi solo lui all'inizio. E rimanda Pikachu. Che poverino, gliel'ho spazzato via prima. Vai, facciamo un altro logodenti. Anch'io voglio Pikachu, uffa. Su Pokémon Luna l'ho trovato subito il Pichu. Qui ancora non sono riuscita a trovarlo. Ah, oh, è stato scottato. Mi sa che muore al prossimo. Povero Pikachu. Che poi muore, non è che muoiono, finiscono le energie. Qui sono drastica, muore. Accidenti, non ho avuto il tempo di mostrare il meglio dei miei Pokémon. I miei sono troppo alti. Ma non è colpa mia, amico. Lilian, sei un portento, sei ancora troppo forte per me. Comunque entrambi abbiamo sconfitto il Pokémon dominante. Quindi vuol dire che siamo diventati più forti. Anche se non sono sicuro che riuscirò a battere mio nonno. Ehi, Lilian, hai trovato Lilia? Sapevo di poter contare su di te, grazie. Au, complimenti anche a te. Ho saputo che hai superato la prova. Scommetto che hai usato qualche bella mossa. Tuo nonno sarà impaziente. Impaziente? Che intende dire, professore? Ho superato la prova, quindi la mia prossima sfida sarà contro il Kauna dell'isola. Esatto, si tratta della cosiddetta grande prova. Per me che studio le mosse dei Pokémon non c'è nulla di più interessante di una serie di sfide entusiasmanti. Non aspettarti troppo da me, professore. Bene, si torna a Lily, ragazzi. Voliamo giù per il percorso 3 come se avessimo il vento in coda. Ok, c'è una scorciatoia. Io proseguo da questa parte, li ho visti andare tutti di qua. Anche se magari non è vero. Cosa fa questo ragazzo qui da solo? Ehi? Io sono l'esperto di Cartel Rosso. Pensi di essere forte abbastanza da farmi tremare? Dimostramelo sconfiggendo tutti gli allenatori del percorso 3. Ah, fico, quindi devo andare a battere tutti gli allenatori indietro per poi sconfiggere lui. Sono curiosissimo di vederti in azione nelle prossime lotte, ora che hai superato la prova. Chissà che mosse userete tu ai tuoi Pokémon. Ecco, anch'io che non sono un'allenatrice mi rendo conto che hai compiuto una grande impresa. Anche Nebulino? Il Kauna di Mele Mele e Hala è veramente forte. È abilissimo con i Pokémon di tipo lotta, quindi faresti bene a usare mosse di tipo volante o psico. Eh sì, non posso usare fuoco. È debole. Devo quindi cambiare l'item, non posso... Sto pompando praticamente solo l'item. E adesso devo sconfiggere lui. Oddio, vediamo che Pokémon ho al momento, se ho qualcosa che posso utilizzare per batterlo. Il mio Dartrix ha beccata. Allora, io direi di metterlo per primo, che comunque anche lui è abbastanza altino, eh. Ok, quindi mettiamo per primo il Dartrix e proviamo a sconfiggere Hala. Hai superato la prova della grotta sottobosco. Congratulazioni, davvero ben fatto. Allora, Lilian, tu e il tuo Dartrix siete pronti a lottare con me? Certo, proviamo.
Bene, non vedevo l'ora di mettere alla prova le vostre capacità. Ai ai ai. Non posso usare il mio Torracat, mannaggia. Ah! Ci siamo! Lascia che mi presenti di nuovo per i coraggiosi giovani che stanno affrontando il giro delle isole. Il mio nome è Hala e sono il Kauna di Mele Mele. Che abbia inizio la tua ultima prova a Mele Mele, ovvero la grande prova, la lotta con il Kauna dell'isola. Ebbene Lilian, tu hai ricevuto la pietra lucente da Tapu Koko. Mostrami di cosa siete capaci tu e la tua squadra. Anch'io darò il massimo, preparatevi ad affrontare il temibile Hala. Che bella questa musica. E la Peppa, cos'è? Bellissimo questo sfondo. Mi manda il Monkey. Mannaggia. Vai Dartrix, fagli vedere che non lo temiamo. Che bello il nostro Dartrix shiny. Allora, partiamo subito di beccata. Lui usa inseguimento e riesce a colpirci, ma non ci fa una mazza. Babba via! Spazzato letteralmente via. Spero che abbia altri Pokémon. Sì, Makuhita. No, non voglio cambiare Pokémon, continuiamo. Che tra l'altro lo devo ancora catturare il Makuhita. Ah, ne ha tre lui di Pokémon. Vai, continuiamo con beccata che gli fa un danno portentoso. No, tentenna. Dai, riprovaci. Forza, Dartrix. Non tentennare. No, è rimasto con tipo un HP, con un punto vita. Questa mossa qua non mi piace. L'ultima volta che mi hanno fatto questa mossa... Ah, ok, solo due colpi. No, perché l'altra volta... Non so se vi ricordate nella scorsa puntata che mi ha fatto qualcosa tipo 5 mosse di fila. No, locura. Vabbè, l'ha refullato. Forza Dartrix. Va bene. Ancora un po' di danno, forza. Oh, oltretutto è molto veloce la mossa beccata. Quindi non gli diamo neanche il tempo di curarsi di nuovo. Bellissima sta musica, Migasa. Manda in campo Crabrawler. No, non voglio cambiare Pokémon. Ah, forse avrei dovuto invece. Beh, proviamo di nuovo con beccata. Anche se forse Foglie Lama è più indicato, perché non so, ma mi ispira... Ah no, è sempre un Pokémon di tipo lotta. Sì, è super efficace, quindi è sempre tipo lotta. Non so, ma essendo un granchietto mi ispirava più tipo acqua. Direi che ne manca una, manca solamente una beccata. E mandiamo a casa anche il granchietto. Vai. L'ultima. Perfetto. Signor Hala, mi dispiace, ma abbiamo mandato a casa anche a lei. Oh, complimenti. Nel frattempo diamo una pettinata al nostro piccolo Dartrix, che se l'è meritata, eh? Poverino. Tutte le penne arruffate. E ride. È stato battuto e ride. Già. Proprio come pensavo. Un'allenatrice di talento con degli ottimi Pokémon. Mi sa che Tapu Koko è felice della nostra lotta. Gli è piaciuta? Oh, è di nuovo Tapu Koko. Probabilmente non vede l'ora che tu e i tuoi Pokémon diventiate forti per sfidarvi. Bene, il cristallo Z è tuo. Con questo potrai trasmettere la tua forza ai Pokémon. Vai, sono contenta. Abbiamo battuto la grande prova. E abbiamo anche il cristallo Z ora. Un altro. Grande prova completata. Guarda bene, Lilian. Per usare il potere Z di tipo lotta, assumi questa posa e muovi le braccia in questo modo. Che figo, voglio impararlo anch'io. Con questo hai completato tutte le prove della prima isola di Alola, Mele Mele. Congratulazioni, Lilian. Il timbro che suggella la tua impresa sancisce che tutti i Pokémon fino a livello 35, compresi quelli ricevuti tramite scambio, seguiranno sempre le tue indicazioni. La luna di giorno o il sole di notte? Non ti fanno venire in mente le cose che esistono anche se non le possiamo vedere?
Mentre viaggi per le isole di Alola, rifletti su ciò che puoi vedere nei Pokémon e nelle persone, e su quello che rimane nascosto. E un giorno riuscirai ad incontrare Tapu Koko. Che bello, sarebbe bellissimo riuscire ad incontrarlo di nuovo. Chi c'è? Il Tauros? Salve, signor Tauros. Oh, Tauros! Ho un'idea! Metterò il mio Tauros a tua disposizione. Potrai chiamarlo per spostarti più agevolmente sulle isole. Sono sicuro che si divertirà ad andare in giro con te. Lilian, in questo dispositivo c'è tutto l'occorrente per cavalcare Tauros. Chiama passaggio. Questo l'avevo provato nella demo. E adesso provalo. Su, saltella in sella. Salta in sella. Saltella in sella, certo. Dobbiamo cambiarci però, Infatti. Ci serve la Miz da allenatori che cavalcano un Tauros. Allora, come si sta in groppa al mio Tauros? Com'è la visuale da lassù? Vedi, Lilian, ad Alola troverai molti Pokémon pronti ad aiutarti in vari modi. Bene, ora ti spiego come funziona il chiamapassaggio. Ti permetterà di chiamare alcuni Pokémon quando avrai bisogno del loro aiuto. Per attivarlo premi il pulsante Y. Per usare la carica Tauros dovrai tenere premuto il pulsante B. Il dispositivo ti doterà anche di una tuta speciale per cavalcare i Pokémon. Tauros ti porterà ovunque vuoi ad Alola. Vedrai, presto non potrai più fare a meno di lui. Grazie al chiamapassaggio potrai chiamare in tuo aiuto i Pokémon del Pokepassaggio ovunque tu sia. Fantastico. Complimenti, Lilian. Non esitare a usare il chiamapassaggio. L'ho perfezionato io stesso insieme ad un amico. Ma tu sei riuscita a vincere anche senza ricorrere al potere Z. Che dire, impressionante. Incontriamoci di nuovo per un'altra sfida, una volta. Buona fortuna con il giro delle isole. Ti auguro un futuro pieno di successi. Lilian, ora con l'aiuto di Tauros potrai distruggere facilmente le rocce che si trovano lungo il percorso 1. Bene, ho anch'io un regalo per te. Falso finale. L'MT54. Falso finale è una mossa che fa rimanere il nemico con un solo... Oh, fantastico! Quindi così possiamo mettere un altro Pokémon di Alola, insegnargli falso finale e togliere il povero Munchlax. Usala per catturare tantissimi Pokémon e far riconoscere a Rotom. Ma ora, perché non fai un salto a casa a trovare la mamma e a raccontarle della tua lotta? Dopodiché raggiungimi al porto di Awoli. Oh, ok, è ora di sistemare la barca. Lilia, vuoi venire a darmi una mano? Scusa, Lilian, potrei chiederti un favore? Certo. Vorrei aiutare questo piccolino, Nebulino, a tornare a casa. Lui mi ha salvato quando ero in difficoltà, quindi ora tocca a me fare qualcosa per lui. Però non sono un'allenatrice, da sola non posso fare molto. Ma se tu mi aiutassi... Mi rendo conto che ti sto chiedendo un grosso favore, però... Va bene, ti aiuterò. Oh, davvero? Grazie di cuore, non sapevo davvero come fare. Allora, verremmo con te sulla prossima isola. Va bene, potrai farmi da assistente, piccola Lilia. E ragazzi, direi che questa puntata finisce qui. Spero vi sia piaciuta. A me è piaciuta tantissimo perché abbiamo sconfitto il super campione Kaunahala. E soprattutto adesso potremo vedere la prossima isola nella prossima puntata. Quindi grazie mille per aver guardato e ci rivediamo alla prossima. Alola!